Come è fatto il cervello del nostro cane? È fatto come quello dei mammiferi, dal topolino al delfino, e sapere come è fatto cambia il modo in cui noi ci relazioniamo con lui. Un buon modo per capire com'è il cervello del nostro cane, della maggior parte dei mammiferi, anche il nostro cervello, è il cosiddetto modello di MacLean, o del cervello tripartito. Per spiegarvelo facciamo finta che la mia mano sia un cervello, però un cervello esteso, dispiegato, aperto su se stesso, che è composto dal tronco encefalico, e questa parte qui è la parte più antica, quella che hanno anche i rettili, quella deputata a sonno e veglia, motivazione al cibo, difesa del territorio, è quella che ci tiene vivi, che ci aiuta a sopravvivere. Su questa l'evoluzione ha costruito il sistema limbico, che qui è rappresentato dal mio pollice ed è chiuso all'interno, circondato dalla neocorteccia. Ora, il sistema limbico, per esempio, contiene l'amigdala, che è deputata alla paura. Nel momento in cui noi, per esempio, ci spaventiamo per qualcosa, vogliamo fuggire, ecco che l'amigdala è fortemente stimolata. Per esempio, su Facebook gli haters sono così numerosi perché le loro discussioni stimolano molto potentemente l'amigdala. L'amigdala si attiva molto velocemente, bypassando i circuiti neurali superiori. È lo stesso motivo per cui siamo attratti dalla violenza, dall'incidente successo in autostrada, perché nel telegiornale è risaputo, le notizie cattive funzionano di più e fanno più audience di quelle invece positive. Ora, il sistema limbico è deputato anche alle altre emozioni, alle motivazioni interpersonali. Per poter funzionare però ancora meglio, è dotato anche di neocorteccia, che è la parte più recente dell'evoluzione. La neocorteccia è la parte deputata ai pensieri. Noi esseri umani, per esempio, ci facciamo un po' più di seghe mentali rispetto ai cani, no? E questa è una cosa che ci può far sorridere effettivamente, però questo ci aiuta anche ad a fare dei piani, avere delle strategie. Non dobbiamo però non considerare che i delfini hanno una neocorteccia più sviluppata della nostra. Ora, la cosa importante da capire è che la complessità del cervello, o meglio, i miracoli che può fare il cervello, avvengono soprattutto quando non consideriamo queste tre parti come compartimenti stagni. Per esempio, è proprio dall'interazione del sistema limbico con la neocorteccia che un individuo può autoregolare le proprie emozioni, prevedere, capire come si sentono gli altri. E quindi questa complessità ci aiuta a comprendere come il nostro cane può essere un animale dotato di empatia, di riconoscere, è in grado di riconoscere le nostre stesse emozioni. E quindi quando io sono stressato, quando io sono emozionato negativamente, il mio cane assorbe come una spugna il modo in cui io mi sento. Nel momento in cui io mi relaziono ai miei figli, a mia moglie, ai miei amici in un certo modo, il mio cane sa che queste sono relazioni che noi stiamo intrattenendo, comprende i nostri ruoli e avverte le emozioni che circolano nell'ambiente. Ecco perché dobbiamo considerare che le capacità del nostro cane dipendono anche da come siamo noi. Non è soltanto colpa sua, tra virgolette. Noi quando prendiamo un cane che ha un problema di comportamento, vogliamo educarlo, diciamo devo portare il cane a scuola perché impari. Va benissimo. Però dobbiamo considerare anche che il cane è parte di un sistema più complesso. Noi influenziamo lui, lui influenza noi, grazie a questa grande complessità di cui è dotato il suo cervello. La stessa cosa accade in altri mammiferi. Per esempio, nei topolini è stato dimostrato che c'è altruismo in questo modo. Hanno insegnato ad un topolino a premere un pulsante per ottenere del cibo, dopodiché, assieme all'ottenimento di quel cibo, gli hanno fatto vedere che un altro topolino prendeva una scossa elettrica. Ebbene, questo topolino ha smesso di premere quel pulsante nonostante a quello fosse collegato del cibo, pur di non vedere il proprio compagno soffrire. Ecco la grande complessità presente perfino in un topolino. E qui, nuovamente, dobbiamo farci tante considerazioni e tante riflessioni sul modo in cui noi esseri umani trattiamo gli altri animali.